Bentornati ragazzi nello show di cucina di Chef in Camicia. Io sono Nicolò e oggi voglio portarvi nei classici ristoranti cinesi italiani. Vi faccio scoprire una delle tre cose della sacra triade, direi: involtini primavera, ravioli al vapore e pollo alle mandorle. Oggi facciamo il pollo alle mandorle. Quando fate il pollo alle mandorle, ma in generale quando fate il pollo, non comprate il petto che si asciuga in padella. Queste sono le sovraccosce, c'hanno l'ossicino. Questa perché è meglio del petto? Perché sostanzialmente la sovraccoscia ha delle parti grassettine, per cui il grasso, quando andiamo a cuocerlo in padella, si scioglie e rende la carne, la polpa, molto molto più morbida. Padella calda, mettiamo sul nostro soffritto. Fiamma alta, cipollotto che facciamo a rondelle velocemente, così. Oltre al cipollotto che cosa mettiamo? Mettiamo lo zenzero. Allora, si può mettere o in infusione. In questo caso noi, che vogliamo un sapore più deciso, che cosa facciamo? Lo tritiamo. La nostra base è pronta. Partiamo sui fuochi. Un po' di olio di sesamo e uso un po' di olio extravergine. Ok, soffritto, tutto dentro, sentite già come sfrigola. A piacere, a me piace, ci mettiamo anche un po' di peperoncino. In questo caso non lo tritiamo, ne mettiamo solo tre rondelline così, in infusione, e poi andiamo a togliere. Ok, così andiamo a saltare il nostro soffritto. Soffritto dentro, partiamo con il pollo. Via l'osso. Ancora un goccino d'olio. E andiamo a cuocerlo per bene. Come al solito ragazzi, voglio proporvi delle ricette che potete fare in poco tempo. Se volete accelerare i tempi di cottura, cosa fate? Tagliate il pollo un po' più piccolino. Ora, mandorle. Quando scegliete le mandorle, scegliete quelle che hanno ancora la buccia, hanno un sapore più intenso. Sono anche più croccanti. 3 o 4 le teniamo qua, che le tritiamo per la decorazione, e queste le mettiamo in padella e le saltiamo con gli altri sapori. Allora, io non le ho tostate perché se usate una padella come questa che va a fiamma molto molto alta, comunque le tostate in padella. Sta iniziando un po' a caramellare e andiamo a deglassare il fondo con la salsa di soia. Abbassiamo leggermente. Tempo di cottura dipende dalla grandezza del pollo. Secondo me qua 5 minuti, ma non di più. Con cosa finiamo per dargli un po' di verde? Un pochino di erba cipollina, e anche questa la tritiamo leggermente. Ce ne ho già qua un po' tritata, questa la mettiamo qua dentro. Ci prepariamo qua il piatto e poi ecco, l'ultimo passaggio molto importante. Che cosa ho qua? È maizena, che è l'amido del mais. Che cosa facciamo? Prendiamo una ciotolina, un cucchiaino, mettiamo 1, 2, facciamo 3 e facciamo anche un ultimo 4. Prendiamo dell'acqua calda e la sciogliamo. Questa che cosa ci servirà? A dare consistenza alla salsa, far sì che la salsa di soia e l'olio di sesamo, gli oli extravergini si uniscano bene al pollo per dare quell'effetto proprio lucido, tipico delle ricette cinesi. Metto un goccio d'acqua e torno. Eccoci qua. Vedete? Cucchiaino, la giriamo subito in modo da non far grumi poi nella salsa. Maizena sciolta e dentro qua. Saltiamo ancora un po' il tutto. Lo allunghiamo con un altro goccino d'acqua. Ok. Guardate che colore caramellato ha preso, bellissimo. Il pollo è praticamente cotto. Togliamo con il cucchiaino il peperoncino. Possiamo anche lasciarlo se piace. Guardate qua. Secondo me è cotto, lo assaggiamo. Non ho le bacchettine, vado con la classica forchetta. Sarà fustionante. Cotto perfetto. Non so se avete visto, non ho messo sale, abbiamo messo tanta salsa di soia, abbiamo messo comunque tanti sapori molto forti, non c'era bisogno di sale. Pollo pronto, impiattiamo. Impiattamento spartano, di regola, come nei ristoranti cinesi. Vedete com'è bello glassato, guardate qua la salsa. Ok, tutto il nostro pollo, tutte le nostre mandorle, lo finiamo dandogli un po' di croccantezza delle sue mandorline tritate e un po' di freschezza con l'erba cipollina. Piatto super easy,
si fa in 10 minuti, ingredienti alla portata di tutti, se non avete l'olio di sesamo usate solo l'olio extravergine, viene lo stesso, la salsa di soia ormai si trova davvero ovunque. È un piatto, ve lo giuro ragazzi, buonissimo, infatti io me lo mangio ancora. A presto, ciao!